Al Parco delle Cicogne di Barengo, la festa del pensionato dell'RLS di Momo e dei dintorni. Occasione per fare il punto su ciò che bolle in pentola e sulle iniziative che la CISL intende proporre al nuovo governo. Sì, era esattamente lo slogan del dibattito di quest'oggi. Pensionati, cosa bolle in pentola? E sono uscite cose interessanti. Soprattutto ci siamo detti che, e sarà un problema che affronteremo col nuovo governo, qualunque esso sia, che gli anziani in Italia sono tanti, sono il 25% della popolazione e il numero sta aumentando ogni anno che passa. Gli anziani si ammalano anche, hanno bisogno di una sanità adeguata. Gli anziani a volte non sono più autosufficienti, hanno bisogno di forme di assistenza, fondo all'autosufficienza, in questo caso adeguato. Tutte cose che mancano nel nostro paese. Le liste attesa sono lunghissime, i pronto soccorso sono un quinto giorno all'inferno, servono soldi, servono stanziamenti a favore degli anziani. Dopodiché noi siamo un sindacato che rappresenta gli anziani anche nella loro parte del reddito. Noi chiediamo che da gennaio ci sia un sistema di rivalutazione delle pensioni che consenta di mantenere il potere d'acquisto rispetto appunto a un'inflazione che rialzerà la testa. Ecco, quindi cosa bolle in pentola sono queste tre questioni in sostanza: una sanità adeguata, un'assistenza giusta e una pensione che mantenga il potere d'acquisto, perché possono gli anziani, tanti, vivere in maniera dignitosa. Nelle nostre file c'è molta preoccupazione rispetto a questa situazione di ingovernabilità, perché noi che rappresentiamo i pensionati abbiamo bisogno di un interlocutore, di un governo al quale portare le nostre rivendicazioni. Col governo precedente, dopo una fase di grandi difficoltà, eravamo riusciti a fine 2017 e a fine 2016 a realizzare due accordi importanti che hanno allargato ad esempio la quattordicesima, che hanno migliorato l'assetto di rivalutazione delle pensioni. Nella nostra pentola, come abbiamo detto stamattina nella discussione, abbiamo altre richieste, altri bisogni da portare avanti, quindi davvero noi contiamo che la fase di instabilità finisca, che ci sia un governo che faccia delle scelte giuste e noi con questo porteremo le nostre richieste. Sono soddisfatto della giornata di oggi perché la gente partecipa e noi siamo contenti e entusiasti di questa. Non mi resta che rimandare un po' al prossimo anno. Il prossimo anno ricordo che è il ventennale della nostra RLS di Momo e quindi vedremo di fare un qualcosa di alla grande.